If I die, all I know, I'm a motherfucking legend. It's so great for my city. I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo test ride. Oggi siamo su un TMSMR 125 nuovo. Il ragazzo che me l'ha prestato, che è un mio amico, si chiama Stefano, ha anche lui un canale YouTube che fa video con questa moto, quindi mi raccomando, link in descrizione, seguitelo. Ora proveremo a vedere come si comporta qua in curva. Dopo proveremo a tirarlo un po' lungo degli stradoni, vedremo i pregi e i difetti che ha e i miei pareri su questa moto. Partiamo col dire che ha l'accensione modificata, cioè quella del cross, quindi spinge già molto più, ma non ha l'impianto elettrico. Ce l'ha, ma non funziona. Frizione Brembo, freno Brembo, 320 con pinza Brembo, 4 pistoncini, Marzocchi 50. Mono, non lo so, credo Sax. Sì. Scarico HGS e silenziatore Scalvini. E la moto è questa, molto bella. Come avete sentito, è una bestia. In curva mi dà quella sensazione di piega assurda e in più si impenna un sacco. Ok, tutto questo lo sta facendo di gas. Che bestia, che bestia. Ora proviamo a tirare un po' tutte le marce, a vedere com'è in accelerazione. Quando apre la valvola senti proprio la spinta, con questa accensione la senti ancora di più. Bene, proviamo a tirarla un po' qua. Ragazzi, spinge veramente un sacco. Sì, è una bomba. Mi piace troppo. Mi piace veramente tanto. Che dire? Ok, ripeto troppe volte le cose, ma mi sto emozionando, mi piace veramente tanto. Per impennarla devi stare agli alti regimi, quando ho il gioco la valvola. Sparo! Ora facciamo uno sparo col nostro squarnista gay. Aia, qua partono gli spari prepotenti. Lo squadra sta davanti! Non me lo sarei mai aspettato, però lo squadra che ho già testato sta davanti. Eh sì, lo squadra
squarna di pale. È uno squarna veramente da gara. Che dire, glielo autografiamo e poi glielo restituiamo. Autografato, testato, e mi è piaciuto veramente tanto questo TM. Lo consiglio sinceramente molto. È una bella moto da prendere a 16 anni. Spinge veramente tanto. È un ottimo motard. In curva si comporta veramente bene. Freno altrettanto mostruoso, ma comunque modulabile. E per il resto, come vi ho già detto, ve lo consiglio, è una gran moto. Quindi ragazzi, vi ricordo di passare dal canale di Stefano, link in descrizione. Lasciare like, commentate. Noi ci vediamo col prossimo test ride. Bella!